Ciao! Allora, nel video di oggi parliamo di una delle mie grandi passioni per quanto riguarda la cura del corpo. Sapete quali sono le mie due passioni? Una, i balsamo labbra. Due, le creme mani. Quindi oggi ho voluto testare tutte le creme mani di Wish. Ovviamente non potevo farmene mancare. Queste sono solamente quelle alle profumazioni con la frutta. Queste qui. Allora, intanto ogni confezione è un 30 grammi, il prezzo è di 1,95 l'una perché le costano 1 euro la crema più 1 euro la spedizione. Normalmente io uso almeno lo sconto del 10%, quindi 95% o 90 centesimi o 95 centesimi, quindi 1,95 euro in tutto per 30 grammi di crema. Non vi metto i link dei prodotti perché ora che le ordino, e le ho comprate io, ora che le ordino, che arrivano e che le ho testate, perché sono tutte finite, e sono tutte inserzioni scadute, ma basta mettere su Wish crema mani on hand cream, ne trovate tantissime. Vi si apre un mondo. Queste sono quelle più economiche, ma ce ne sono davvero tantissime. Ovviamente non vi metto i link perché sono scadute le inserzioni, non mi servirebbero, però vi ricordo di guardare sempre l'info box perché ci sono tantissimi codici promozionali. In questo caso ho il codice sconto per voi sul primo acquisto, tranquilla, primo acquisto da computer o da app, inserite il mio codice che trovate in info box e avete uno sconto fino al 50% sul primo acquisto, mi raccomando. E ora direi che vi mostro tutte le creme mani e come mi sono trovata. Quindi, prima di iniziare, ho scordato di dirvi una cosa: l'INCI, perché l'ho guardato ovviamente. In alcune creme è scritto in inglese, in alcune è scritto con caratteri cinesi. E quindi facevo un po' fatica a tradurlo, ma comunque Google Traduttore da telefono scatti la foto e te lo traduce lui in automatico, più capace di così. Li ho guardati tutti e seguendo il mio dizionario hanno tutti 3 punti su 5. C'è il dimeticone, c'è la paraffina, ma ci sono anche in tante creme che acquistiamo al supermercato. Quindi niente di più, ma niente di meno. Ed adesso non so cosa mi mostro, quelle che mi piacciono di più. Quelle che mi piacciono di meno, random, andiamo random. La prima che vi mostro è questa, è Wild Berry, eccola qui, nel marchio My Create Cutter Beauty. Vabbè, quella è la profumazione Wild Berry. Allora, ho trovato che è fluida sulla pelle. E basta un poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente, ottima è da usare tutti i giorni ed è più volte al giorno, ottima anche da portare in borsa o portarsi dietro perché è piccina. E mi è piaciuta perché assorbe velocemente, ma ha un buon potere idratante. La profumazione, che è la cosa che ci interessa di più, allora è dolce, dolce, non è wild berry, è fragola. No, non sa qualcosa di sintetico, ma sintetico dolce, non persiste sulle mani e comunque ha un buon potere idratante. Piace? Sì. Poi andiamo avanti con la prossima. E la seconda è quella Apple Mango, sempre dello stesso marchio. Così forse l'avrete meglio. E allora io mettevo tante aspettative in una crema Apple Mango, mela e mango, tantissime aspettative per l'estate. Allora, la crema fa il suo lavoro perché è una buona crema, ha un buon potere idratante, assorbe velocemente, lascia le mani molto morbide. La profumazione, cioè non si sente, ma dai, io speravo tanto. Delicatissima. Delicatissima, non si sente, appena appena durante l'applicazione senti che c'è qualcosa, ma speravo tanto, invece troppo delicata, però la crema è funzionale. Poi andiamo avanti con la prossima e vi mostro questa Grapefruit, sempre dallo stesso marchio My Create, che è questa qui. E questa è la mia preferita per adesso, inutile da dire.
fluida, poco prodotto, si stende bene, assorbe molto velocemente, ottimo potere idratante, non appiccica, si può usare tranquillamente più volte durante il giorno e il profumo è quello che mi piace di più. Cioè, ha un profumo fresco, fresco, un po' fruttato, un po' dolce, ma fresco, che persiste anche un po' sulle mani, un po', senza risultare invadente. Io quando dico persiste un po' sulle mani, vuol dire un pochino, che se te l'annusi lo senti, ma che non si sente in giro per la casa o in giro, perché comunque Brontolo è molto sensibile ai profumi, quindi per lui un profumo che si sente è già troppo. Quando vi dico che persiste un pochino, vuol dire che se viene usate le mani lo sentite, ma non è che se state lì a muoverle arrivano i profumi, no, è delicato, non invadente. Questa per adesso è quella che mi piace assolutamente di più, ma noi andiamo avanti. E la prossima è questa, Zurich Peach, quindi pesca dolce, sempre lo stesso marchio, sempre My Crate. Chissà se alla fine del video riuscirò a ricordarmelo. Scusate, ma sentivo dei rumori e sono in casa da sola. Perfetto. Saranno i vicini sicuramente, ma erano molto vicini come rumori. Ecco, ci manca solo che ho il fantasma in casa e siamo a posto, perché manca più niente. Parentesi. Non ci sono i fantasmi in casa. È più probabile che sia un topolino, un ghiro, una volpe. Può esserci di tutto in casa, ma non i fantasmi. Tetto, sottotetto, i topolini. Ci sono i boschi tutto intorno, è possibile che ci siano. Di giorno non si muovono, però vabbè. Ne trovo di tutte piuttosto che dire fantasmi. Allora, dicevamo Twitch Peach che ci interessa di più. Eccola qui, è questa. Forse ve l'ho fatta già vedere, ma non mi ricordo. E semplice ma non banale, posso dire. Come le altre, assorbe velocemente, buon potere idratante, pratica, facile, profumo. Pesca, ricorda la pesca. Va bene, sintetica, sì, ma ricorda la pesca e resta appena un pochino sulle mani anche, ma la ricorda, quindi col profumo ci siamo. E veniamo ora all'ultima. E l'ultima è questa all'avocado. Allora, cosa dire di questa? Intanto che è di un altro marchio, che è il Miueleni, facciamo prima. Il marchio è questo qui. Ok, è un pochino diversa dalle altre, ma non troppo. Intanto, prima cosa che noto, scritta in inglese, scritta in cinese, tutte e due. E è un pochino più ricca delle altre, ma pochino più ricca. Ed si stende sempre molto bene, non lascia sia bianca, assorbe sempre velocemente, non c'è problema per questo. Lascia un buon potere idratante, lo trovo buono. E il profumo è quello che è più intenso di tutti. Con l'avocado non c'ha niente a che fare, ma niente. Però è fresco, è un profumo fresco ed è per l'estate. Delicato, fresco, che non ricorda l'avocado, ma comunque sia, che persiste appena appena sulle mani e ci sta. Dunque, io a questo punto facciamo un resoconto. Queste sono quelle alla frutta, poi ce ne sarà un altro video perché non sono finite qui, Wish è enorme. Quindi quella che mi è preferito, quella che mi è piaciuta di più è quella al, sembra che sto giocando a carte, poker, al grapefruit, quella che mi è piaciuta assolutamente di più per la profumazione. Come livello crema più o meno siamo tutte lì perché sono molto simili. Poi, secondo posto, c'è la Switch Peach, perché è un buon profumo, la avocado, anche se non ricorda assolutamente l'avocado, ma ha un buon profumo fresco per l'estate, e poi il Wild Berry. Mentre con solo la sufficienza c'è l'Apple Mango, perché la crema è buona, ma io aspettavo, avevo tante aspettative su questa profumazione e invece non sa di niente, solo per questo. Allora,
Come sapete, io sono una fanatica di Wish. Come sapete, c'è un mondo su Wish. Quindi, se volete che proviamo altre cose, altri test su qualcos'altro, su qualcosa che vi incuriosisce, fate sempre a prezzi contenuti, per favore. Però fatemelo sapere che vediamo di provarlo. Non so, i balsamo labbra, make-up, i rossetti mi trovo benissimo. Le tinte labbra sono ottime. E anche le palette di ombretti, vi ho già detto che sono ottime. Possiamo guardare quelle, possiamo guardare, non so, make-up, qualcosa. Le ciprie, vi ho già detto che le ciprie di Wish sono le migliori e una è la mia preferita, in assoluto. Correttori, fondotinta, primer, c'è di tutto. Se vi interessa il make-up, se vi interessa altro, proviamo altro. Ma me lo dite voi. E intanto fatemi sapere se avete avuto un po' di compagnia, se qualcuno di questi prodotti vi ha ispirato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sono qui, ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!